Allora, intanto i complimenti per la vittoria e complimenti per come il Pineto ha saputo soffrire nei primi 50 minuti, poi l'episodio del rigore ha disegnato un'altra partita. Sì, dai, hai detto bene, sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire, avevo detto prima della partita sia con te che con i tuoi colleghi che dovevamo essere bravi a restare in partita, provare a restare in partita contro un Pescara forte per tutti i 95 minuti, e devo dire che nel primo tempo abbiamo sofferto, ci siamo difesi bene, cercando di provare a sfruttare le ripartenze, in qualche circostanza forse siamo stati anche poco lucidi e poco puliti nel poterle sfruttare, però sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire. Mi sono solo un pochettino arrabbiato con i ragazzi a primo tempo perché, nonostante la sofferenza, mi era dispiaciuto vedere un Pescara che ci aveva sicuramente provato a mettere lì, ma aveva creato delle occasioni pericolosissime in cui siamo stati anche fortunati perché loro non le hanno capitalizzate, frutto anche magari di errori un po' nostri, un po' grossolani. Questo mi aveva fatto un pochettino arrabbiare, però sapevamo che c'era da soffrire, lo sapevano i ragazzi a fine primo tempo, hanno capito che dovevano ulteriormente stare sul pezzo, e devo dire che alla fine poi l'espulsione, come hai detto te, ha cambiato sicuramente l'inerzia della gara e siamo stati bravi a soffrire, a fare la partita che dovevamo fare. Soprattutto questo Pineto si conferma bestia nera del Pescara, lo scorso anno in Coppa Italia, ora con i vantaggi. Ma io parlo per quello che riguarda la mia gestione, io sono contento di dire che questo Pineto ha dimostrato dal mio arrivo di voler crescere, ho trovato un gruppo di ragazzi eccezionale che si sta mettendo a grande disposizione mia e di tutto lo staff, consapevole che c'è bisogno di lavorare per salvarsi, perché il nostro obiettivo è quello, quindi essere riusciti a fare risultato oggi chiaramente è un motivo di soddisfazione, però sappiamo che è ancora molto lunga, anche perché aver vinto qua a Pescara contro, secondo me, la squadra più forte del campionato, come espressione di gioco, come ritmo, come intensità, come tutto, quindi poi può capitare la giornata in cui riesce a portare a casa punti, e questi sono punti importanti, però io adesso devo guardare il mio Pineto e sono contento di questa prestazione. Qual è stata la chiave della partita? Ma come hai detto te, una birra da pagare a Tonti, è d'accordo? Ma è stato molto bravo, devo dire che è stato bravo Tonti, e sono stati probabilmente poco bravi i loro attaccanti a sfruttare le occasioni che hanno avuto, perché il Pescara ha avuto delle situazioni, inutile nasconderci, molto molto importanti per passare in vantaggio, ed è normale che contro una squadra così andare sotto sarebbe stato difficile, ma lo sapevamo, loro hanno creato molto, e Tonti è stato bravo come tutta la squadra in fase difensiva e fase non possesso, poi l'espulsione è stata sicuramente la chiave di svolta della gara, e noi siamo stati bravi a portarla a casa con grande sofferenza. Mi dici una cosa, Tisci, prima della domanda da studio, a un certo punto c'è stato un episodio che ha acceso il nervosismo con un pallone che è entrato dalla panchina del Pineto, ci può dire cosa è successo? Sono sventolati i cartellini gialli da una parte e dall'altra? Sì, mi hanno raccontato, perché in quel momento stavo parlando con i ragazzi che dovevano subentrare dalla panchina, e mi hanno detto di questo episodio, poi sono volate parole grosse, ovvio, mi scuso io da parte della mia panchina se c'è stato un episodio del genere, perché io non sono assolutamente a favore di queste cose, quindi se è successo questo ed è stato visto da loro, me ne scuso pubblicamente, perché non mi piace parlare poi di queste cose, ma è più bello parlare di cose che accadono in campo. Una domanda, una da studio per il tecnico Tisci. Beh, la domanda la fa l'amico Fabio Ferraresi. No, io chiaramente faccio un grandissimo abbraccio a Ivan, gli faccio i complimenti, perché al di là poi dell'episodio la partita l'ha fatta come doveva farla. Una curiosità tattica, non so se lui è d'accordo, il fatto che comunque lui cerchi di mettere del sole a schermare il play, qualcosina poi perdi Ivan nella fase di possesso, perché poi lui fa fatica a rientrare a destra e fare le sue giocate solite. Allora, io correggimi Fabio se non riporto correttamente quello che hai detto, che ho avuto un problema di comunicazione di auricolare, questo fatto di non aver scelto di andare a schermare il play avversario se ha permesso al Pescara di creare più situazioni, no? Infatti avevo capito male, vai Ivan. In primis gli ho dato un grande abbraccio e gli ho fatto i complimenti, questo vorrei che glielo dicessi. Okay. E poi no, il fatto intanto che lui complimenti, comunque, gli abbracci di Fabio Ferraresi. Da un paio di partite con Del Sole cerchi di schermare il play, poi in fase di possesso qualcosina perde, perché Perfetto. Poi lui stando al centro fa fatica. Adesso mi è chiaro, mi era andata via una comunicazione, che è un paio di partite che vai a schermare con Del Sole il play avversario e poi Nando è chiaro che perde qualcosina in fase propositiva. Ma intanto saluto Fabio, lo abbraccio,
calorosamente, saluto anche Massimo che so che sta in studio, rispondo a Fabio. In queste ultime due partite abbiamo optato per questa scelta anche perché abbiamo affrontato due squadre che magari cercavano con il play il palleggio la settimana scorsa, con Bartolomei il Perugia, e quindi abbiamo fatto questa scelta anche se loro giocavano in maniera diversa rispetto al Pescara. Oggi ho fatto questa scelta anche perché poi la settimana scorsa Nando Del Sori in quella posizione era stato pericoloso nel ripartire, nel recuperare palla e nel fare anche gol, quindi molto più vicino alla porta. Poi conosco le caratteristiche dei miei giocatori, ma in questo momento sanno che i miei tre attaccanti, io li vario, a volte possiamo giocare con i due trequartisti e una punta, e a volte possiamo giocare con un trequartista in fase di non possesso che va a schermare. Oggi abbiamo fatto questa scelta sapendo che qualcosina devi concedere, no? E quindi dovevamo concedere o il palleggio interno o sui terzini. Abbiamo fatto questa scelta e alla fine credo che sia andata anche bene.